Sono in compagnia di Fabio Grassi, sindaco di Tufo, con cui parleremo un po' della storia e le origini di questo luogo e dei suoi eventi gastronomici più di rilievo. Io partirei proprio dall'evento clou legato al vino, prodotto tipico, che è appunto il Tufo Greco Festival. La seconda settimana di settembre, il secondo weekend di settembre per tradizione, è dedicato a questa manifestazione, che dura in genere 3 giorni, dal venerdì alla domenica sera, e vengono montati gli stand dei viticoltori, dei vinificatori, anzi per meglio dire, e poi chiaramente ci sono gli stand gastronomici e qualche volta anche di prodotti locali. Bene, quindi questo è l'evento assolutamente imperdibile venendo qui a Tufo. E poi, parlando un po' della storia locale, piaceva anche citare un'altra realtà interessante sempre del territorio da visitare venendo qui, che è la grotta di San Michele. San Michele qui è il patrono di Tufo. Sì, e questa devozione si diffonde anche perché San Michele è santo nazionale dei Longobardi. È proprio un re longobardo che nella piana di Siponto, in qualche modo, per devozione, costruirà poi a Pavia la cattedrale dedicata a San Michele, che è la cattedrale dove venivano incoronati i re d'Italia. Tra l'altro, in questa grotta è anche visibile questo piccolo foro da cui pare passassero gli abitanti del paese quando c'erano le invasioni nemiche. C'è una tradizione popolare, c'è l'esistenza di questa grotta, che è a monte di quella di San Michele, 10 metri più su, sì. Che serviva a collegare il castello di Tufo con quello di Torrioni, che è quel paese che si intravede là sopra. Ecco, restando sulle fortificazioni, terminiamo proprio con le immagini del castello di Tufo, che fino all'ultimo quasi è stato residenza dei marchesi del tempo. Anche questo oggi si visita, sindaco? In parte, perché in parte è stato restaurato e in parte ancora aspettiamo dei fondi. Il castello, che noi chiamiamo castello, in realtà è il palazzo del signore, perché il castello è il paese. Noi siamo dentro le mura del castello in questo momento. La configurazione del castello è dovuta ai Normanni, che prendono il testimone dai Longobardi, anche nella devozione a San Michele, perché loro avevano questi due santuari, uno in Gargano, che era quello longobardo, dedicato a San Michele, quello più famoso, e quell'altro invece che è Mont Saint-Michel in Normandia. E avevano un pellegrinaggio che gestivano in pratica, praticamente noi siamo una di quelle vie di pellegrinaggio. Davvero interessante, un borgo di sole 900 anime, però come avete visto attivo, dove si fa sinergia tra gli imprenditori, quindi davvero l'invito è di venire a visitare Tufo. Tra l'altro a pochi passi anche da Salerno, da Napoli, siamo ben collegati. Io ringrazio tutti quanti i partecipanti a questo appuntamento e l'invito come sempre a continuare a seguire Sapori in Festa anche la prossima settimana, stessa ora, stessa emittente, e non dimenticate di visitare il nostro sito internet dove trovate tutte le puntate di questa edizione e potete votare per la puntata che più avete gradito. Quindi io vi ringrazio e vi saluto e arrivederci alla prossima settimana. Arrivederci.